Ciao a tutti da Carla su Divertirsi in Cucina. Oggi prepariamo insieme il pane ai 5 cereali. Per la preparazione avremo bisogno di 500 g di farina, un cucchiaino di zucchero, 350 g d'acqua, 10 g di sale, sono circa 2 cucchiaini, e 40 g di olio extravergine d'oliva e una bustina di lievito. Io uso questo qui, lievito di birra, questo in bustine secco, altrimenti potete utilizzare un cubetto di lievito di birra fresco. Tutti gli ingredienti mostrati nel video sono stati acquistati da me, questo non è un video pubblicitario, ormai lo sapete. E per questa preparazione sto utilizzando questa farina, è la prima volta che la uso. Questa è una miscela per pane ai cereali fatti in casa, una miscela equilibrata di 5 cereali in fiocchi e in farina per impasti a mano o a macchina. È la prima volta che la compro. Ho provato altre volte a fare il pane ai 5 cereali, però ho aggiunto i cereali alla farina. Poi al supermercato ho visto questo pacchettino qui già pronto, ho voluto provarlo subito. Allora, ho messo all'interno di una ciotola la farina, quindi 500 g di farina e lo zucchero. Miscelo un pochino e aggiungo i 40 g di olio extravergine d'oliva. Io sto impastando a mano perché così potete rifarla tutti, anche se non avete una planetaria. Però se avete la planetaria, ovviamente usatela. O se avete i bimbi, impastate per 2 minuti a velocità spiga. Aggiungo il lievito e inizio a mescolare. Adesso incorporo l'acqua un po' alla volta. Per la cottura andrò ad utilizzare uno stampo tipo da pancake. Lascio il mio cucchiaione di legno. Inizio ad impastare con le mani. Devo dire che è molto profumata questa farina. Un ottimo profumo. Buono. Il profumo mi piace. Allora, io vado avanti così, incorporo tutta l'acqua e lavoro l'impasto fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Ah, scusate. Prima di incorporare tutta l'acqua, aggiungete il sale. Me ne stavo dimenticando. Quindi iniziate a lavorare l'impasto. Aggiungete l'acqua un po' alla volta. Aggiungete il sale quando state per completare l'acqua e proseguite. Quindi proseguite, come vi ho detto prima, fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Allora, ecco qui l'impasto. L'impasto risulta molto appiccicoso, vedete? Quindi, se impastate con la planetaria o con il bimby non ci sono problemi. Se impastate a mano, regolatevi voi se aggiungere meno acqua oppure se poi aggiungere più farina, perché comunque dovete riuscire a lavorarlo, vedete, appiccicoso. Quindi dovete regolarvi voi. Io ho impastato a mano, ho aggiunto 350 grammi d'acqua. Non ho aggiunto farina, però non so se dipende appunto da questa miscela che sto utilizzando io. Questa sono riuscita a lavorarla bene, quindi regolatevi un po' voi se aggiungere altra farina, ma non aggiungete troppa perché poi dovremo andare a stendere questo impasto, quindi non aggiungete troppa. Eventualmente è meglio mettere meno acqua. Non so se mi sono spiegata.
Comunque, se avete domande da farmi, scrivetemi tutto giù nei commenti. Adesso vado a coprire la ciotola con la pellicola e la lascio lievitare in un luogo caldo fino al raddoppio. Ci vorranno circa 2 ore. Attualmente da me fa freddo, fuori c'è la neve, quindi io la lascio lievitare all'interno del forno, forno spento con la luce accesa. Allora, trascorso il tempo di lievitazione, ecco qui l'impasto, lo riprendiamo, spolveriamo una spianatoia con la farina bianca, posizioniamo l'impasto e con l'aiuto del mattarello lo stendiamo fino ad avere un rettangolo della stessa lunghezza dello stampo che useremo. Quindi procediamo su, il mio stampo è questo qui, che ho foderato con carta forno, se volete potete anche ungerlo. Quindi adesso riprendo l'impasto, eccolo qui, lo lascio cadere sul mio piano, ok, spolverizzo con un altro po' di farina. E adesso lo stendo con l'aiuto del mattarello. Come misura mi tengo il mio stampo dietro, così so di quanto posso allargarmi. Stendo il mio rettangolo. Così dovrebbe bastare. Adesso arrotolo ben stretto. Confermo nuovamente il profumo di questa farina. Ecco qui. Adesso lo metto all'interno dello stampo e faccio capitare il punto di chiusura sotto. Ok, perfetto. Adesso inserisco nuovamente il mio pane all'interno del forno, forno spento con la luce accesa, copro di nuovo con la pellicola e lascio lievitare fino al raddoppio. Vi ripeto, dovete considerare la temperatura dell'ambiente, quindi secondo me, visto che come vi ho detto prima c'è la neve, fa freddo, un paio d'ore ci vorranno. Però regolatevi voi, insomma, deve lievitare fino al raddoppio. Ecco il pane dopo la lievitazione, tolgo la pellicola. Adesso andrò a ritagliare la carta forno in eccesso e vado ad infornare. Forno caldo, statico, 180 gradi, lascio cuocere per circa 35-40 minuti. All'interno del forno vado ad inserire un piccolo pentolino come questo, pieno d'acqua. Servirà a mantenere l'umidità all'interno del forno. A dopo. Ecco il mio pane ai cereali appena sfornato. Io vi consiglio di lasciarlo raffreddare su una gratella e quando sarà freddo potete tagliarlo a fettine. E adesso lo lascio raffreddare, poi ve lo farò vedere anche tagliato. Ecco qui il pane tagliato a fettine, l'interno è molto soffice, l'esterno è croccante. Provate a farlo perché in poco tempo, con pochi ingredienti e con pochi passaggi, potrete riuscire a sfornare in casa dell'ottimo pane, del pane sano e genuino. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, mi raccomando, se provate a farlo fateci sapere. Se il video vi è piaciuto lasciateci un pollice in su e se ancora non siete iscritti iscrivetevi al canale che ci fa tanto tanto piacere. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao!